4 e ora ok, adesso sono passati, si parte, allora si parte e a posto. Thank you.
Allora, innanzitutto buon pomeriggio a tutti e grazie di essere qui presenti. Io sono un artigliere, sono Graziano Rostarini del terzo 75, ma comunque insomma sono un artigliere come voi altri. Scusate se qualche volta parlo in dialetto perché l'italiano il mio è poco, va bene. Allora, quindi, con grazie a tutti voi che siete più numerosi a questo pranzo degli artiglieri del gruppo Belluno. Ecco, volevo dire anche un'altra cosa, grazie anche alle signore che sono venute con loro consorti qui a farmi compagnia, ecco, perché magari si sentiva soli. No. Perché le donne dei artiglieri o degli alpini, come artiglieri, perché so che se dico parole alpini qualcuno può anche offendersi. Va bene, comunque siamo tutti qua appena sul cappello, eccolo. E quindi dicevo che donne, considero che donne degli alpini, degli artiglieri, degli uomini con la penna sul cappello, e merita veramente un grosso applauso. Ecco, anche se non siete qua, anche se non siete qua in questo momento, perché è la finta di appinata a casa. Allora, mi piace discorsi corti e uaniche lunghe. Per chi che lo sa, forse che sei uaniche, sei salsicce, quindi discorsi corti e salsicce lunghe. Boh. Allora, detto questo, vorrei che venisse qui il promotore di questa iniziativa, quello che ha lanciato per primo e unico questa iniziativa. E vorrei qui Francesco Nardi per cortesia. Allora, prima di passare la parola a Francesco, che lo ringrazio infinitamente per aver accolto così tanta gente, così tanti artiglieri, volevo dire che questa iniziativa, pensate, forse qualcuno lo sa, è partita ancora in luglio del 2017 come idea di Francesco, poi è stata portata avanti eccetera, e naturalmente siamo arrivati adesso alla conclusione, all'inizio di questo pranzo. Allora, detto questo, lascio due parole, ma due di numero a Francesco. Il fischietto. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Non so se sia l'età o la contentezza, ma quali quali nella rinuncia. Voglio ringraziare tutti voi che siete qua. Voglio ringraziare chi mi ha dato una mano e in special modo a Graziano e a Bruno Canonico. A Graziano Gasparini e a Bruno Canonico. Non faccio altri nomi per non scontentare chi mi ha dato una mano. Detto questo, vi ringrazio ancora e grazie a tutti. Una mano, la mano più grande l'ha fatta Gasparini e Nardi. L'applauso se lo merita. Grazie. Proprio gentile. Praticamente alla fine del pranzo verranno estratti tre numeri e vedete le uova che ci sono qua sopra. Ecco, abbiamo pensato di così fare senza fare lotterie cose un po' strane, con i biglietti di mettere queste tre uova dove uno si porta a casa e entrando dentro. Poi l'altra iniziativa è questa. Allora, il nostro stare insieme e ritrovarci poteva essere anche abbinato a un gesto di solidarietà verso le persone meno fortunate. Per questo, chi vorrà, senza nessun obbligo,
e con assoluta discrezione potrà depositare la busta che mi verrà consegnata dopo da dove a Filieri. Volevo fare, diciamo, una donazione per le persone meno fortunate di noi che non sono qui a festeggiare e che hanno altri problemi molto più importanti rispetto ai nostri. Allora, per chi volesse restare in contatto, diciamo, con il gruppo Artiglieri dell'Uno, può dare il suo numero di cellulare e il nome, e credo che Francesco sia ben felice di inserirlo nel gruppo Artiglieri della Montagna, che è tuttora presente. E là, questo gruppo, lo dico subito, è da tante belle cose, intanto se si scambia tante idee, tante opinioni, qualche volta qualche cosetta un po' indiscreta, ma siamo tutti maggiorenni vaccinati e quindi diciamo sottotendo anche questo. Ok, scusami. E detto questo, basta, non ho niente da dire. Grazie ancora a tutti per la tutta l'uscita della festa e buona continuazione. Vorrei anche un applauso per il corpo, per Dino Sacconi. Perché? Perché lui non è qui, è un lei cucina a farci da mangiare. Però quando avrà finito mi è venuto in piatti. Fagli la volta con un altro, ti vieni qua a fare un brindisi con gli altri. Ok? Bene, grazie a tutti e scusate un attimo. Ecco. Tutto a posto, vero? Due cose, come ha già detto Graziano, il gruppo WhatsApp è un gruppo un po' guascone, diciamo. Ogni tanto ci scappa o la vignetta o politica o un po' sexy, ma ragazzi, appunto siamo grandi. E un'altra cosa, facciamo un minuto di raccoglimento per quelli che sono andati avanti. Quando ne dare più tardi?